Quella di Padova è la città dei tre senza, perché c'è il santo senza nome, boh, si chiama Sant'Antonio ma è senza nome, c'è il prato senza erba, il prato della valle, ma soprattutto c'è il bar senza le porte, perché al Pedrocchi per lungo tempo le porte non ci sono state. Ma io ne aggiungo una quarta qui a Padova, perché ho la macchina, la BMW M, senza la benzina e questo è un grosso problema, soprattutto quando bisogna affrontare un viaggio come quello di oggi, che nella prima parte di circa 600 km devo andare da Padova a Inville, alla sede della Sauber Formula 1, dove c'è la presentazione delle nuove Alfa Romeo Estrema, e poi da lì pian pianino mi riavvio verso Milano, perché domani devo riconsegnare a Valerione Nebuloni questa i4 M50, farò lui un video recensione su automoto.it e io poi riparto con qualcos'altro. Però saranno 1000 km veramente molto 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 impegnativi, spero poco, però lo saranno molto impegnativi. Va bene, da vicentino posso anche dire che Padova è una bella città, devo dirlo a denti stretti, perché c'è un po' di odio calcistico, ma anche di altra natura, tra le due cities. Padova un pochino più grande, Vicenza un pochino più piccolina, ma è coccola e c'è delle cose veramente giuste, soprattutto di Palladio. Ma bando alle ciance, chi se ne frega di queste cose, e parliamo della nostra i4, perché questa è una macchina speciale, esattamente una serie 4 gran coupé, quindi di fatto una macchina coupé a quattro porte, con il telaio Clar Cluster Architecture, che abbiamo già visto anche su altri prodotti della casa di Monaco, a benzina o anche plug-in. Ma in questo caso invece abbiamo una macchina totalmente elettrica. In BMW hanno fatto uno sforzo molto grosso per abbassare l'altezza della batteria fino a 11 cm, quindi occupa pochissimo posto, sono riusciti a non alzare da terra la macchina. Questo è sicuramente un grosso vantaggio in termini di baricentro e di guidabilità soprattutto. E poi c'è un'altra cosa, perché qui sotto nel passo di 2,86 m, sotto il pavimento, sotto l'asse delle ruote, ci sono 80 kWh di batteria, che non sono pochi, sono esattamente quelli che ha anche una Tesla Model 3 per intenderci, con due motori, uno da 313 dietro e uno da 258 davanti, quindi c'è un leggero sbilancio sull'asse posteriore, tipico delle trazioni X-Drive di BMW, che si ritrova anche in questa declinazione elettrica, che è molto bella da guidare. L'ho già guidata parecchio, si guida molto bene, certo pesa, perché pesa 2200 kg, ma questa piattaforma, questo telaio, questo peso lo supportano molto bene. Poi, mamma mia, va fortissimo, va veramente forte, 3,9 da 0 a 100 e 225 all'ora di velocità massima. Però quello che ci interessa oggi è riuscire a fare questo benedetto viaggio. Parto con il 94% di batteria, quindi sono riuscito ad organizzarmi ieri, perché sono stato a casa e quindi, a differenza di altri viaggi che ho fatto, ho avuto il tempo per andare a ricaricare la macchina, e ho circa 311 km di autonomia stimata. Tenete conto che questo dato è calcolato sulla base dei miei precedenti viaggi, che sono praticamente sempre autostradali, quindi possiamo dire che in autostrada si va dai 300 ai 320, 330 km, poi dipende quanto schiacciate, che non è male, è più o meno la percorrenza che si riesce a fare a 130 anche con una Model 3. Però anche se sono in ritardo, scatta la colazione, cappuccino e brioche. Andiamo da Biasetto, che è uno dei migliori d'Italia. Andiamo. Bello sto larghino qui dietro, tanta roba, anche perché l'allestimento estetico di questa M50 è esattamente quello che potete trovare anche sulla M3 per intenderci, o sulla M4 chiaramente in termini di meccanica. Eccola qui, la pasticceria Biasetto. Dopo Iginio Massari, mi dicono, la leggenda narra anzi, che sia il secondo miglior pasticcere d'Italia, per cui giù il cappello a Iginione, ma anche qui non è male. Sì, però è chiuso. Ma come si fa a tenere chiuso alle 6:30? Oh, Biasè! Qui la situazione si fa veramente drammatica. Il santo senza nome, il prato senza erba, il bar senza le porte, la macchina senza la benzina ed Emiliano senza colazione. Questa è una cosa drammatica, bisogna assolutamente rimediare a questa cosa. Drammatica. Tina, mi sono svegliato alle 4. Non per andare a caricare, però... quasi.
e fatto valigia, fatto tutto, un caffettino, poverino, l'ho anche bevuto la mia macchinina della Illy, buonissima, però la colazione è un'altra cosa. Quindi a costo di arrivare in ritardo a Inville, colazione sia. Vedi che l'ho trovato il bar aperto. Tra l'altro è una bella scoperta questa che ho fatto con questa macchina andando a ricaricare là. Perché ci sono stato 500 volte a caricare questa macchina. Però ho scoperto questo baretto, qui in Stanga si chiama. Non è male, non è il posto migliore del mondo, però il cappuccino è molto buono. Allora, nell'altro viaggio con la Ioniq, che avete criticato tutti, il fatto che caricavo da 80 a 100 eccetera eccetera, in realtà era proprio strategicamente calcolato il fatto di utilizzare la velocità dell'80 a 100 della Ioniq per massimizzare i tempi fermi, i tempi morti. Quindi di fatto ho aspettato mezz'ora in più alla ricarica per avere più chilometri, per fermarmi meno nel culo dei supermercati, e questa poi è la vera verità. In questo caso invece è più difficile dividere il viaggio in due, e quindi per tutta una serie di ragioni usiamo l'app. Parto alle 6.51, dopo 162 km mi fermo a Erbusco a fare 35% di energia, anche se poi questi dati sono sbagliati, lo so già, poi verifichiamo magari. Comunque mi dice che arriverò col 31% di energia, può anche essere, ma non ne sono certo. Poi ci fermiamo di nuovo a Bellinzona dal 10 a 64, 10 di mattina, e poi alle 12.19 teoricamente dovrei essere, secondo questa app, dovrei essere al Lakefront Lifestyle Hotel and Suites. Tra l'altro l'altra volta il cappuccino era straordinario, l'ha fatto sempre la stessa persona, non è male, un po' meno buono dell'altra volta, vedi che è scomposto, però va bene, c'è di meglio, però va bene. La brioche è enorme, straordinaria. È anche buona. Allora, le regole sono sempre le stesse, 130 km orari di cruise control, quindi di fatto cercherò di rimanere chiaramente all'interno dei limiti. Farò il bravo bambino sicuramente. Potrei anche forse andare un filino più piano, 120, ma sono un po' tirato con i tempi. Sarei dovuto partire almeno mezz'ora fa per farla a 120, però insomma la mattina è stata molto lunga, come avete visto, quindi alzo la media e magari mi fermerò qualche minuto in più ai charger che troverò per strada. Teniamo buono il trip computer dalla partenza, quindi da quando sono partito da casa. La vettura in questo momento ha 3121 km, sono le 7.06, 89% di batteria. Andiamo! Quello che è sicuramente comodissimo di questa i4 M50 è il fatto di avere il cruise control adattivo, il fatto che gli ADAS ti mantengono in carreggiata, sono tutti elementi che non servono in una vera auto sportiva, che non servono quando dovete guidare per divertirvi, mettiamola così, ma servono soprattutto quando dovete fare dei viaggi così lunghi, perché il mantenimento della carreggiata permette veramente di tenere solamente un dito sul volante, e il cruise control adattivo mi consente di mantenere la distanza di sicurezza con il veicolo che precede anche se questo dovesse inchiodare. Certo, si riescono a fare le stesse cose utilizzando semplicemente il cervello, ma se c'è qualcuno che lo può fare per voi, perché no, può essere una cosa utile, soprattutto quando si deve andare solamente dritti. Non trovate che sia abbastanza intelligente come cosa farmi aiutare per andare dritti, per tenere accelerato, per frenare se non usciamo davanti vi frena? Non lo so, dico io, sembra intelligente. Secondo BMW ci metto 5 ore 28 minuti, 480 chilometri, però chiaramente mi devo fermare. Adesso vedrete che il sistema di navigazione mi dirà ma non ce la fai con una sola carica. E infatti eccola qua, ci mette un po' a venire fuori questa cosa, ci mette una quindicina di secondi, si visualizza percorso, quindi ci vogliono realmente 5 ore 58 minuti, sono 482 chilometri, le soste di ricarica sono
due, una di 45 minuti e invece una un po' più avanti, posso immaginare sia Bellinzona, questa qua, a di 11 minuti, per cui vai e che Dio ce la mandi buona. Non lo so, non mi ricordo più. Ma ti va, va, fanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo, via, Paolo via, da Modena, via, dai. Via. Poi vedi, in situazioni come queste, dove c'è coda per incidenti e cose del genere, appunto gli ADAS ti possono dare una bella mano. Ad esempio in questo momento la Duster che ho davanti sta rallentando e anche la nostra BMW rallenta, e questa è sicuramente una cosa molto figa che ci può dare una mano e rende la vita, diciamo, no, soprattutto autostradale, decisamente migliore, non trovate? Allora, usciamo qui a Rovato, è cambiato un po' il piano, dobbiamo caricare dal 36% fino al 60, poi adesso vediamo e poi ripartiamo. Sono le 8:27, fino adesso abbiamo percorso dalla partenza 169,7 km o 119 km di autonomia residua. Allora, dovremmo essere arrivati, teoricamente qua dovrebbe esserci un caricabatterine, un caricabatteriello. Eccolo qui, iPerform 300, c'è una smartina qui in coda. Bella la visione delle telecamere dall'alto, è fatta molto bene, sempre come da tradizione BMW. Questa cosa si riesce a parcheggiare anche senza realmente girarsi dietro, proprio perché questa visione è realmente HD, si vede benissimo, e volendo si potrebbe anche chiaramente cambiare telecamera. E poi una cosa carina che fanno queste macchine è uscire anche dal parcheggio in retromarcia, poi magari ve lo faccio vedere ripercorrendo la strada che avete fatto, per cui se non siete abili in manovra, beh, questa macchina vi può dare una mano. Anche questa è una piccola comodità, certo, ti puoi girare così alla vecchia, ma così è più comodo. Non tutte le cazzate elettroniche vengono per nuocere, eh. Qualcuna funziona. Ok, ABRP qui, ma anche l'app della macchina, potenzialmente mi dicono di ricaricare dal 31 al 66 o 35 dentro, perché sono partito con un po' di più, qua avevo messo 90% e in realtà sono partito con 95, se non ricordo male, 96, comunque vabbè, non importa, dobbiamo ricaricare a 66, per cui ci connettiamo a questo aggeggio col Telepass Pay e vediamo di ricaricare. Ok, è partito il sistemone, 31 minuti fino all'80%, 37% stato di ricarica. Quanto stiamo andando? Stiamo andando a 114 kW, 111, 115 kW, tensione di ricarica 410 volt, probabilmente adesso un po' si alzerà. Vediamo adesso, metto la telecamera. Vediamo quanto tempo ci mette a portarmi a quel 67-68% che serve per ripartire, poi andiamo, perché sennò faccio tardi. Non so cosa sia successo, credo ci sia stato qualche problema con la ricarica, si è fermata, sono al 50% ma si è fermata, boh, vado a vedere le rogne che hanno sti affari, credo, caricare qua non sta caricando qua. Infatti non sta caricando nulla. E questa è una brutta storia. Niente, ho aperto anche l'app di sto aggeggio, di Juice Pass, però niente, devo chiamarli per mettere a posto sto casino. C'è sempre un casino su sta roba, non sapevo che avrei avuto una rogna. Adesso ho provato a riavviare anche la carica, messo su eccetera, ma continua a piantarsi, per cui boh, adesso chiamo questi tizi di NLX, vediamo se in qualche modo mi risolvono la questione. Che palle! A parte che non mi sarei fermato, di certo, per ricaricare, però è chiaro che l'affidabilità di una normale pompa di benzina è tutta un'altra roba. Adesso qui c'è la musichetta, tin 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 tin, che carina, ti mette
ti metti di buon umore, ma qua c'è poco di buon umore. Sì, buongiorno, senta, io sono qui in questa colonnina, si è bloccata la ricarica e adesso non riesco più a staccare il cavo. E sono in via Rovato 43 066 0B. No, c'è questo, questa qui è una Kuwait Electro High Performance 300 kW. La trovate. No, non è vostra, ma è gestita da Daniel X. Lei mi deve sbloccare il punto 3, perché sono qua al 3 e non riesco a fare niente perché è bloccata, non ricarica e... Sì, esatto. Sì. Vediamo se riesco a staccare. No, non stacca. Cioè, ci sarà qualcuno che può sbloccare sta colonnina o no? Che disastro. Robe da pazzi. Lo sapevo che avrei avuto un casino, guarda, lo sapevo. Che disastro. Guarda, quelli che mi dicono che ci vogliono 10 minuti e via, mi incazzo la prossima volta, guarda, veramente. Incredibile, dopo 5 minuti si è staccato sto affare infernale. Adesso la facciamo ripartire un'altra volta, un incubo. E vediamo se ce la faccio sto giro. Vedi, anche a te te l'ha fatto. Vabbè, casino. Si vede che hanno fatto un update, non so cosa hanno fatto di sta colonnina, comunque non manca. Quindi pure lui ricominciare da zero. È tua questa? Sì. Posso intervistarti? Sì. Stai facendo un viaggio più lungo del solito. Sì, io sono della provincia di Venezia. Anch'io sono partito da là. Ed è la prima volta che stai facendo un viaggio Venezia, lungo? Venezia, Milano, autostrade, non hanno... C'è solo Alimenella. Bravo. Ho fatto una ricarica, sì, vero, sempre sul Kuwait. Sì. Che è 60 quella però. Però è una programmazione difficile ancora. Vivere l'elettrico è abbastanza. Ma perché hai comprato questa macchina, posso chiedere? Che mi piace per le prestazioni, le per la guida, la comodità, e perché comunque in genere io mi muovo, pur facendo tanti chilometri all'anno, mi muovo in zona, però fare sui viaggi lunghi vedo ancora complicato. Disastro. Incredibile ma vero, forse collega il tuo cavo e inizia la ricarica, non ci posso credere. Che disastro. Riproviamo. Disastro, forse adesso va, però. Vedi, poi si sharano i casini. Vediamo se ce la fa. Diventata blu. Ciao. Sì, forse sta caricando. Allora, il disastro qua adesso è ripartita. Vediamo se si velocizza un po' la faccenda. Potenza di carica 105, va bene, siamo di nuovo a cavallo. Ho perso un quarto d'ora, 20 minuti forse anche, però ripartiamo e vediamo se ce la facciamo arrivare a sto benedetto 70%. Piccola recensione invece di una persona con esperienze positive dell'elettrico, piccolo Galeazzi. Sì, un giovane quasi. Un giovane Galeazzi che hai comprato un ID3. Esattamente un anno fa, 38.000 chilometri. Ah, però. Grazie, sì, 38.000. Mai un problema, sinceramente è andata benissimo. E tra l'altro, grazie a un abbonamento flat che ho fatto con A2A, che adesso è poi esteso ad Enel X, ho fatto i miei conti fatti bene, ho speso 800 euro. Diciamo, vedi, ci sono. Vista, allora, ho trovato bene. Ha fatto tanta strada, però ha fatto tutta strada, non in autostrada. Meno autostrada, allora, ripeto, è una recensione che è un po' riferita alla mia necessità, ovvio. Perché non è una cosa che può andare bene a tutti, se uno viaggia tanto in autostrada. Io sto vivendo le colonnine questa macchina. Esatto, per cui vedi. Se tu guardi le mie stories, ho due colonnine. Ore sono attaccato a una colonnina. Per cui il discorso va bene perché... Ma tu ricarichi a casa però? Anche. No, ricarico qualcosa a casa, ma soprattutto ho usato per motivi economici le colonnine. Diciamo che per il tipo di attività che ho io a carattere regionale è stato centrato il discorso, ma è un discorso personale, non certo. Lo posso estendere a tutti. Quindi, elettrico sì, ma non per tutti. Se siete esatto. Lui o Galeazzi siete perfetti, sì. Siete me un po' meno, diciamo, ecco. Prezzo 0,79 a kilowattora. 80% fatto, possiamo interrompere la sessione e ripartiamo. Terminella, stacchella e colleghella. Ah, aspetta, devo chiudere qui. Che incubo, veramente. Prima parte di incubo finita, ripartiamo. Allora, ripartiamo, 71% di batteria, 239 km di autonomia e riprendiamo l'autostrada.
Allora, per quanto riguarda il tragitto, sono sempre in orario perché teoricamente dovrei arrivare all'una, 10.53 mi fermerò con il 14% di batteria secondo questa app, ma poi vediamo, e dovrò fare il pieno a 64%, cioè dovrò riempire una cinquantina di punti per arrivare poi all'albergo all'una. Spero che in albergo poi ci sia la ricarica elettrica, così almeno finché faccio le prove delle due alfa almeno si ricarica, speriamo. Tuna, questa stazione di servizio era abbastanza fuori dall'autostrada, nel senso che era veramente a 300 metri, 500 al massimo, quindi ha un senso. Ce ne sono altre dove ti mandano a ricaricare queste macchine che sono veramente in mezzo alla campagna, e poi parliamo di un'altra cosa. Allora, abbiamo fatto un po' di coda in tangenziale qui a Milano, adesso sono uscito, sono andato in direzione di Malpensa, per intenderci, su quella su quell'autostrada, mi sfugge sempre come si chiama, adesso sono uscito a Como, come dicono qui a Milano, e si va di andare verso la Svizzera. Then the devils are really angels, freeing you from the earth. It's just a matter of how you look at it, that's all. So don't worry, okay? Comunque viaggiare in Italia è veramente un disastro. Siamo sempre in coda, coda in A4, coda in tangenziale a Milano, coda qui, cioè è una follia. È tutto sempre solo code, bestiale. È vero, mi stavo dimenticando, devo andare a prendere la vignetta obbligatoria, eccola qui. Niente, in vendita al bar. Sono le 10.47, 33% di batteria, 129 km, alle 11.14, cioè tra 27 minuti ci dobbiamo fermare a ricaricare 50 km, target di ricarica è 14%, vabbè, in qualche modo faremo. Ah, buongiorno, vorrei la vignetta svizzera e una brioche, il croissant, quello con il crudo. Vignetta presa, attaccata, passata alla dogana, la dogana. Adesso siamo in Svizzera, bisogna stare attentissimi ai limiti, non che in Italia non bisogna essere attenti, ma qua tantissimo. Non è male, soprattutto per le auto elettriche, perché andare piano significa anche consumare meno. Intanto mi mangio questa meraviglia del Ferrero Rocher. Premio Nobel per l'inventore del Ferrero Rocher, premio Nobel, 100%, è buono. Lo premierei nello stesso giorno con l'inventore della Coca-Cola, uguale, stesso premio, identico, mitico. E voi che premiereste? Ok, siamo arrivati in zona Bellinzona, Bellinzona Sud. Speriamo che carichi un po' più velocemente di quella di prima e soprattutto che non abbia i casini uguali. Ma questa è già una cosa buona, perché teoricamente questa colonnina dovrebbe essere dentro. Eccole qua, Ionity. Beh, che meraviglia. Beh, già averle dentro l'autostrada già cambia l'impressione della cosa, eh. Allora, ce la dovrei avere l'app di Ionity, infatti ce l'ho. Consentiamo? Consentiamo. Codice QR valido, perfetto. Bellinzona Sud, 0,79 franchi svizzeri, per cui è più che da noi. Il connettore, appunto, il numero 4, inizia la carica. Apple Pay va benissimo, Pay, tanta roba. Sì, magari fosse solo un franco svizzero. Questo è quello che ti addebita adesso. Tiè. Poi magari ve lo dico quanto ho speso per sto viaggio. Connetti il tuo connettore e carica batterie, 4, vai. Connettorone. Tiè. Chissà quanto ricarica. Comunque sto blu e sto reel
mattizzato, non so come si chiama esattamente questo colore, però è bellissimo, veramente figo. Intanto qua hanno acceso il motore vuoto per caricarmi la macchina. 21%, eccolo qui. Andiamo a vedere quanto mi dà di potenza. 205 kW. Oh, finalmente riusciamo a vedere il reale potenziale massimo di questa macchina. La prima volta che la vedo superare 200. Eccolo qui, 207. Teoricamente dovrebbe essere 205 o 210. Non mi ricordo esattamente quant'è la potenza massima di questa macchina. Comunque, almeno di picco ci siamo arrivati e questa non è male. Per arrivare a sto benedetto Invil devo avere il 70% di batteria per arrivare là con il 21, per cui mi potrebbe bastare anche il 60% della batteria, quindi un po' ci vuole, però secondo me in una ventina di minuti forse ripartiamo, sempre che non si pianti sto a fare. Devo dire che è anche molto buona questa briuscina. Finché i ragazzi di Ionity pedalano là dentro a quella cabina per mettermi l'energia all'interno della macchina, andiamo a vedere com'è fatta, un po' meglio di stamattina, questa i4 M50, che è la variante bimotore della nuova i4. C'è anche quella monomotore, si chiama 40, solo il motore posteriore da 313 cavalli. Questa invece ne ha due, appunto, una da 258, una da 313, a 544 cavalli complessivi, e servono a tante cose. Innanzitutto ad assicurarvi una bella accelerazione, 3.9 da 0 a 100, quello l'avete visto prima, ma un'altra cosa che fa questo macchinario è avere una dinamica di guida che è tipicamente BMW. Certo, il peso è tanto, 2002 non è per nulla poco, la batteria è tutta sotto al pavimento, tutta sotto l'asse delle ruote, quindi è sotto, questa è l'asse delle ruote, lo vedete, è sotto qui la batteria, è alta 11 cm, quindi occupa pochissimo spazio, e soprattutto riesce a contenere l'ingombro all'interno, quindi vi sedete esattamente come vi sedete all'interno di una normale serie 4 o serie 3 per intenderci, perché poi il progetto è sempre quello, però non devono nemmeno alzare troppo l'altezza da terra della macchina, anzi praticamente non l'hanno alzata, proprio perché la batteria è compatta nella dimensione e questo consente di avere sostanzialmente lo stesso layout in termini di altezza da terra praticamente invariata, e chiaramente anche il lavoro delle sospensioni, che è identico a quello della variante tradizionale, chiaramente con tutti gli adattamenti del caso, adattamenti che riguardano potenzialmente anche l'impianto frenante, quattro pistoncini, bello, bellissimo, con la pinza blu firmata M, disco di generosissime dimensioni con mega raffreddamento, lo vedete, eccolo lì, mega raffreddato, 20 con 255-35 davanti e un pochino più grandina dietro, perché appunto c'è più potenza, c'è questo sbilancio verso il posteriore che è chiaramente tipicamente BMW, 285-30, 20 pollici, pinza monopistoncino flottante, eccola lì dietro, firmata M anche in questo caso, gommatura Pirelli, direi che ci siamo. Qui non si fa benza, zero, però volevo farvi vedere una cosa, perché il bagagliaio rimane quello della Gran Coupé, quindi viene sul vetro insieme al portellone, dentro c'ho una valigia abbastanza generosa, oserei dire, frazionamento 40-20-40. Comunque di bagagliaio ce n'è parecchio, è veramente molto capiente e soprattutto non perde nulla in termini di spazio rispetto alla variante tradizionale. Anche questa è una delle magie, diciamo, di questa auto elettrica, che appunto conserva tutti quelli che sono i vantaggi della normale Gran Coupé. Bella la firma luminosa dietro, con questo gruppo ottico molto ben disegnato. Mi piace l'andamento anche della fiancata, con delle nervature che sono belle, evidenziano molto bene quella che è la linea della vettura, soprattutto con questa colorazione. Bello l'allargamento tamarro in stile M, qui direi straordinario. Le maniglie emergono rispetto alla carrozzeria, e poi grande cura aerodinamica con questo fregio, che in realtà è veramente uno sfogo dell'aria, quindi l'aria che viene canalizzata dalla bocchetta davanti, che fa da air curtain sulla ruota davanti, esce poi, defluisce reindirizzata da questa bocchetta e si spara verso la zona posteriore. Bocchetta più davanti è bella, ben fatta, anche qui aerodinamica curatissima come sempre nel mondo BMW, esattamente come Mercedes. Questi sono super attenti a fare in modo che le loro macchine siano stra efficienti. Questa bocchetta può piacere o non piacere, a me non esalta, però comunque è ben disegnata, sembra l'air intake degli aerei,
ed è molto bello anche il gruppo ottico che sta qui, chiaramente ai lati di questa mega presa d'aria, che in realtà è chiusa proprio per questioni aerodinamiche, perché non serve il raffreddamento del normale 6 cilindri in linea o del 4 cilindri, e questo porta con sé appunto una estetica diversa. Si capisce subito che è la variante elettrica, mentre per quanto riguarda i fari sono esattamente gli stessi, con però l'opzione del laser LED che fa parte di questo esemplare. Bellissimo, molto bella la firma luminosa, classica con l'Angel Eye, rivisto e corretto nel corso del tempo, per questa nuova BMW. Vi piace o non vi piace? Fatemi sapere. Sta andando, 55%, dai che va, 107 kW, 28 kWh ricaricati per il momento, sta andando, brava. Di sicuro qui in Svizzera sono precisi, fanno orologi, del resto la precisione è una delle cose fighe della Svizzera. Precisione, orologi, cioccolata, e non si può dire. Ok, mi mancano 174 km, ho 294 km di autonomia, volevo ritenerne un po' per dopo, ma c'è il caricabatteria là, per cui stoppiamo. Poi mi sono preso una scossa, stoppa, 59%, 32 kWh ricaricati in 14 minuti e 35 secondi. Lo stop è stato più lungo, chiaramente, ora che loghi e tutto, ci hanno messo una ventina di minuti, ma insomma, tutto sommato è stata una delle migliori ricariche che ho fatto da quando ho questa macchina, quindi bravi a Credi Ionity, che almeno da queste parti vanno sicuramente meglio che in Italia. Curve contro curve qui sul lago, la macchina si guida bene, certo non sto andando a 600 all'ora, la sto guidando esattamente come la guiderebbe una persona normale. Devo dire che sterzo, bello, frena benissimo, molto meglio di tante macchine elettriche che hanno dei problemi di sensibilità sul pedale. Qua devo dire che solamente in certe condizioni, quando si spingiucchia un po' di più, si inizia a sentire la difficoltà di mettere assieme il freno rigenerativo con il freno quello vero, ma devo dire che il bilanciamento generale, la dinamica, il telaio, il funzionamento delle sospensioni, che sono a controllo elettronico, è veramente parte di un bilancio di questa i4 M50 che parla, certo non di vera sportività, perché non si può parlare di un'auto sportiva, non siamo di fronte ad una Lotus Elise, ma di una macchina comunque brillante nelle prestazioni, lontana da quella che è la prestazione assoluta dell'M3 per quanto riguarda il feeling di guida, la capacità di pennellare le curve, ma invece per quanto riguarda lo 0-100, per quanto riguarda la capacità di arrivare a 225 all'ora senza soluzione di continuità, forse questa macchina credo che dia del gran filo da torcere all'M3 o all'M4, che dir si voglia, sono praticamente lo stesso progetto. Però comunque diciamo che i suoi pro e i suoi contro, sicuramente per la guida su strada, fatta eccezione per le questioni legate alle ricariche, che sono un po' delle scocciature, bisogna programmarsi per tempo, però tutto sommato, e soprattutto ti fanno perdere un botto di tempo quando la usi diciamo abbastanza intensamente, ma la macchina c'è, si guida bene, è piacevole da utilizzare, e soprattutto tutto questo silenzio, soprattutto nelle modalità tipo Eco Pro, non si sente volare una mosca, molto fluida, non c'è nessuna vibrazione, una macchina veramente molto ben fatta sotto ogni punto di vista. Quando la metti in sport c'è anche un po' così di sensazione di avere quasi un motore lì davanti, con questo suono piacevole, ecco, non è un suono di un 8 cilindri, non è il suono di un 6. Qualcuno ha detto che sembra il suono della metropolitana, in realtà è molto diverso, ed è un suono bellino, arriva dal cinema, ed è così un'esperienza un po' futuristica, però sempre con un richiamo al mondo dei motori e alla vibrazione ciclica che questi pezzi di ferro sono in grado di regalarci quando vanno a benza. Dai che più o meno siamo arrivati, sono le 13.51, mancano 2,1 km, quindi 3 minuti all'arrivo. Sono veramente commosso, sono in ritardo di almeno un'ora rispetto a quello che avevo preventivato con un'auto benzina, forse sarei arrivato un po' prima, un'ora prima di sicuro. Però partendo da casa carichi, perché poi c'è anche quella cosa lì che devi prevedere di caricare, ma mettiamo anche caso che con un po' di programmazione e la possibilità di farlo ovviamente
si può anche pensare di partire carichi, ma anche lì ci sarebbe da parlarne, perché non sempre si riesce a caricare e con l'auto a benzina in 2 minuti parti, quindi al netto di quella cosa lì ci abbiamo messo un'oretta in più, più o meno. Se poi devi caricare, le ore in più sono 2. Allora, siamo arrivati in albergo, un po' di bagagli, ma soprattutto questo è il massimo della colonnina che può offrire questa soluzione alberghiera, che non è un albergo, ma è un albergo molto figo da queste parti. Anzi, è proprio con vista lago, 5 stelle, superior, bla bla bla. Adesso non voglio dire che tutti gli alberghi siano così, non lo dico mica di no, ma se mi trovassi in questo albergo qui mi tocca caricare a 2 kW, quindi ci metto 48 ore a fare il pieno a sta macchina e quindi chiaramente diventa tutto molto complicato. Questa è la vista che c'è, giusto per dire che non è proprio un albergo da niente, ma può capitare anche di ritrovarsi in situazioni come queste. Detto questo, devo provare queste belle, la Stelvio e la Giulia, nelle varianti estrema. Quindi, tramite un artificio assurdo, eccolo qui, abbiamo utilizzato il caricabatterie, quello domestico, il carichino, ho detto anche carichello, che è tra l'altro è nascosto, è quello lì qui dentro, è un carichello standard, niente di che, non c'è quasi nessuna possibilità di regolazione, anzi zero possibilità di regolazione. Chiaramente tutto a norma ISO, buttato dentro la siepe, ha lo stesso connettore del normale AC, eccolo qui. Adesso vi faccio vedere quanto ci vuole a caricarla. Tenete conto che è vuota, 13%, dunque finisce alle 5.37 del 25 di marzo. Oggi però tenete conto che è il 23 di marzo. Allora scatta un mini pranzetto e poi andiamo a provare le macchine, e poi non è ancora finita perché stasera torniamo a casa. Vabbè ragazzi, dentro è decisamente meno tecnologico il Giulione, però rimane sempre una macchina straordinaria. Soprattutto ha un peso molto contenuto, con la trazione posteriore, con un sacco di cose strafighe che rendono questa macchina molto bella da guidare. Uno ZF8 incantevole, uno sterzo che è rimasto magnifico nonostante il restyling, che l'ha addolcita un po' meno precisa, però comunque rimane sempre bella cattiva. E devo dire che questi accorgimenti che sono stati fatti per gli interni, guarda un po' che belli che sono, con la fibra di carbonio e altre piccole rifiniture qua e là, per questa final edition è tanta roba, veramente stupenda. So di essere stato una delle persone più invidiate sulla faccia della terra in questa giornata. Stelvio estrema e Giulia estrema, ciao e ciao, addio. Si torna la 1000 km estrema, si chiama questa. Chissà quanto si è caricata, zero secondo me, livello di carica aggiunto zero. Comunque qui in Svizzera girano sempre dei ferri fighi, questa è una Genesis, in Italia non l'avevo mai vista, l'avevo vista girare ma ve la faccio vedere perché sembra una Bentley, per intenderci, anzi è molto Bentley, però non è male, la GV80, fatemi sapere cosa ne pensate, magari sarebbe bello farsene andare una per provare, anche se non importano in Italia, però così, giusto per capire come sono sti ferri. Mi piace? Una Bentley, deno altri, vediamo gli interni. Un po' Bentley, un po' Range Rover, dai, non è male. Mi spiace un botto perdere la cena in questo posto, perché è molto figo questo albergo, ciao. Molto figo questo albergo, bellissima la cucina a vista, ma soprattutto è molto bella la vista. Intanto guarda, tutto pronto per fare l'aperitivino. Certo, ma io vado a perdere, io sono venuto qua stamattina da Padova, ho fatto 2-3 ore qua le prove e adesso... Ma via, sono in partenza. Come no? Ora che sei in tutto... Che devo fare? Così è. Vedi, guarda che bello. Qui sono le varie tavole apparecchiate, Germania, ci sono dei ragazzi anche da Israele. E queste sono presentazioni internazionali, chiaramente, che parlano diverse lingue, italiano, svizzera e molto altro. Bellissimo, guardate che bello lo scenario qui da queste parti. E tra l'altro stupendo, eccolo là, non l'avevo mai visto dal vivo. Guarda un po' quel surfino col motore elettrico, stupendo.
Allora ripartiamo. Quelli dell'albergo mi hanno messo per benino i cavi. Del resto è questo il casino, che sia con l'auto elettrica, se non hai il bagagliaio davanti, perché nessuno, a meno che non sia nerd, rimette via i cavi come si deve. Ripartiamo, direzione Milano. Devo ridare questa macchina al Nebu e il Nebu mi deve dare una macchina in cambio. Però è lunga fino a Milano, adesso vediamo quanto. Allora, la ricarichella che abbiamo fatto qui adesso, un po' di batteria me l'ha messa, sono 21%, se non ricordo male era 15, boh, mi ha dato 6%, vabbè, capirai. Allora, vado ad impostare qui nell'app, mettiamo che ho 21% di batteria, così almeno si fa i conticini fatti giusti. Ce la fa? 21. Mi devo fermare a Rastplatz subito, praticamente fra 6 minuti, per portarla da 19 al 39, poi vado 78 km 52 minuti, devo ricaricarla un'altra volta dal 15% a cui arriverò fino al 70% per fare poi gli ultimi 202 km che mi porteranno a Milano. Forse non vado in via Melzo 9 alla redazione di Automoto, ma vado da un'altra parte, ma comunque di fatto questo è più o meno il conto che devo fare. Magari mi fermo un po' meno qui, ma quello è più o meno quello che voglio fare. Direi che è ora di andare. Ok, siamo arrivati qui al punto di ricarica. Vabbè, il posto, sono ai lati dell'autostrada, per carità, quindi è comodo, ma sinceramente fossi una donna, e non lo sono per carità, però camionisti da qua, camionisti da là, senza nulla togliere i camionisti, non sto mica dicendo, però non è che sia proprio il posto più sicuro della terra. Campo qui dietro, gente sconosciuta. Ci devo stare 45 minuti qua, mezz'ora, non so quanto ci devo stare, ci devo stare un po'. Tra l'altro non mi sono loggato questo gruppi, devo vedere con chi, se va Ionic, se va qualcosa, se no mi devo registrare anche su questa. Speriamo bene, avvia ricarica. Juice Pass notifica, lampeggia del blu. Due tonnellate, braccio di E-Man. Questa va già meglio, dai, questa è già partita. E tanto sono già da qua da un quarto d'ora a fare casini. Comunque, vai. Secondo l'appina, qui dovrei stare 6 minuti per raggiungere il 39%. Sta caricando a 139,5, 19 e mi ha messo dentro un kilowattora e mezzo più o meno fino adesso. Comunque, quanto devo arrivare? 39%. Vabbè, ce n'è un po' da fare, Di certo non sono i 6 minuti che dice questa app qua. Perché l'app giustamente fa l'app e tiene conto che tutto vada sempre a cannone, quindi che vada a 210, 205, quello che è, eccetera eccetera. In realtà sta caricando a 139, quindi in 3 minuti siamo a 25% di batteria. Non so se in altri 3 minuti ce la fa a fare quello che gli manca per arrivare al 39, altri 14%. Comunque vediamo. Dai, niente, 6 minuti, siamo a 34%, quindi ha sballato di 5%, ma tra l'altro lui mi dice di stare a 39, io vorrei stare un filino di più, tipo 43-44, perché non si sa mai se poi di là non va. Diciamo che non aver avuto la colonnina nell'albergo ha pesato, o è pesato, non lo so, sono stanchissimo. Comunque diciamo che ha influenzato molto nella dinamica di questo viaggio. Comunque ripartiamo, ho 205 km di autonomia, devo farne un centinaio adesso per arrivare sotto il Gottardo e non Gottardo la zanzara, il Gottardo la montagna. E niente, ricaricare e partire di nuovo. Girando all'interno di questa concessionaria BMW, che è aperta al pubblico, almeno a vedere così, ci sono 18.000 colonnine, ma sono tutte quelle private, diciamo, della concessionaria. Io qua di colonnina pubblica non ne vedo manco una. Mi sa che la nostra app ABRP si è sbagliata e quindi niente, adesso devo cercare un'altra qua intorno.
Guarda come spacca il faro laser. Adesso è tutto acceso perché c'è l'abbagliante automatico Matrix. Ovviamente si vede che c'è il laser acceso perché in mezzo, non so se si vede nel video, adesso è spento. In mezzo si accende una sorta di spot bluastrino. Adesso è spento, non si vede, ma c'è proprio uno spot diverso che illumina un bot. Guardate il Matrix come taglia tutto attorno, bello, fighissimo. Dove sta la Ionity? Oh, ecco, è quella lì, mi sa che è questa. Vi invidio moltissimo, ragazzi, vi invidio molto molto molto. Queste diesel, le Ionity, eccole là, le Ionity, guarda che bellina. La destinazione, bellissimo. Questa applicazioncina qua non è fatta male, eh? Il 2, vai, ricarica. Apple Pay, ovviamente. Apple Pay. Straordinario. Vedi, queste qua sono fatte abbastanza bene. Siamo lontani nella luce da Tesla, ma è già una roba accettabile. E tra l'altro il connettore è leggero, che non è una brutta cosa. Adesso dai, Secondo il nostro Gigillo, devo portarla al 66%, eccolo qui, 66% per fare i prossimi 188 km. E ridarla a Valerio al 10. Io la porto all'80, così a Valerio la do al 25-30. Anche 90 la porto, dai, tanto questa qua andrà come un razzo. Infatti stiamo andando come un razzo, come vedete 171 kW, 159, 170. L'ho prima visto anche 200 appena partito, quindi va. C'è un odore di pipì qua fotonico. Tra l'altro mi sono portato via la mascherina, ma qui delle mascherine anche al chiuso, frega nulla. Peggiore dei camionisti turchi, mi sono preso il salamino, il paninetto, che ve lo comprerò io dopo fuori nella macchina, tanto sta qua mezz'ora. E che ci metto insieme? Un po' di formaggio starebbe da Dio. Che panino che mi sono fatto, straordinario. Buonissimo. In fondo girare con l'auto elettrica è così bello. Ci sono dei posti straordinari dove passare delle quarantine di minuti. E poi questi panini ti convincono sempre di più che è la scelta giusta. Molto meglio del ristorante Michelin. O di una bella cena a casa, visto che sarai già a casa, o di qualsiasi altra cosa che non abbia la parvenza di sta roba qua. E qui sono bellissimi, che mi dicono usa l'app PRB, 10 minuti e via, il tempo di un caffè. Vedo un altro bel quarto d'orona qua, e ci sarà un altro quarto d'orona da passare, proprio 10 minuti e via. Ora molto bene, siamo arrivati praticamente all'80%, direi che al 90%, ciao, pensavo mi tocca stare qua un altro po' di più. Si è abbassata un bel po' la velocità, siamo a 55 kW di potenza, quello qui 80, direi che siamo a target più o meno, cioè 300 km di autonomia e posso tranquillamente, è qui il tastino, e posso tranquillamente dire stoppati. Eccolo qui, 48,9 kW erogati in mezz'ora. Ora fermo qui, tanta roba. Andiamo, va, che ho 2 ore di strada adesso per arrivare a Parabie. Con l'app PRB ci metti 5 minuti. Certo, nei sogni. Nei sogni, sì.
tempo di un caffè e di un panino, no? Allora, non sono per nulla messo male, mi sono fermato a dormire una mezz'oretta giusto per riprendere un po' di energie, mezzanotte meno 10, e mi mancano 30 km a Parabiago, dai, quindi poi altre 2 ore e mezza per arrivare a casa, ma ce la faccio, sicuro, 100%, almeno spero, perché sennò è un disastro. Allora restituisco, do a Valerio con l'M50, la saluto, ho fatto 800 km oggi, sono uno stagnacchio in piedi, è stata dura, oggi è stata devastante. Stai calma. No Valerio. Io ti ho fatto il pieno. Ma questo è molto buono, hai fatto il pieno di energia. Tu c'hai 500 km e questo me la lascio con quanto? Questo è molto buono, te la lascio con no, 100. Buono. Te la lascio con 100, però questa... Devo andare a ricaricarla. Cioè... Sì, però devi anche considerare il valore economico dell'oggetto, questa costa 40, quella costa 100. Quindi silenzio, basta. Quindi detto questo, riparto adesso con la classe A, grande amica che ritrovo, questa è una cosa che ritrovo volentieri, e basta, adesso vado a Padova di nuovo. Ciao M50, è stato bello, però forse un po' troppo. Ovvio che qua dentro si respira un'aria diversa. Quella è una macchina straordinaria dal punto di vista di assemblaggi, di interni, di tutto. Questa è una segmento C molto ben fatta, secondo me, per essere una vettura di questo segmento va oltre a molte altre competitor per tutta una serie di concetti, soprattutto questi del multimedia. Direi che possiamo tranquillamente rimetterci in viaggio, ho altri 250 km per arrivare a casa ed è ora di partire. Comunque devo dire che solo in electric, giusto per continuare l'esperienza dell'altra, questa non va per niente male, va forte di brutto. Prendi la quarta uscita. Cammina silenzioso, ovviamente scorre bene, proprio per il discorso di avere tanta coppia. Utilizza il cambio, certo, perché poi è inserito tra motore e cambio a sandwich questo motore, quindi elettrico, quindi ovviamente utilizza il rapporto del cambio get-drag. Però Magna, anzi, che è get-drag. Però devo dire che adesso ho schiacciato tutto, ho fatto il kick down, è entrato il motore termico, ma di fatto è un sistema che sfrutta bene la sua parte elettrica. Brava. Incredibile ma vero, sono arrivato a Padova, sono le 3:27, grandissimo, è stata molto molto lunga, ma ce l'abbiamo fatta, dai, scendiamo e tiriamo le somme e vediamo com'è andata. Sono stanchissimo ma ce l'ho fatta, 1000 km, la 1000 km più pazza penso che ho fatto nella mia vita automobilistica. Beh, forse qualche viaggio smart un po' più violento, comunque di fatto 800 km in elettrico con un paio di difficoltà, ma tutto sommato neanche così male, e poi gli ultimi 250 circa con questa classe A che di fatto è a benzina e quindi ha autonomia infinita, basta fare carburante, certo è che costa, però va all'infinito. Detto questo, mondo dell'elettrico che è pronto per tutti coloro i quali sono elettrocompatibili, hanno la ricarica a casa, hanno la possibilità di ricaricare al lavoro, hanno costanza, mettiamola così, nell'avere disponibilità di ricarica, esattamente come viene con un telefonino. Mondo della benz e del diesel che è ancora, diciamo, necessario soprattutto per chi non ha capacità di programmazione o non ha la possibilità di programmazione, cosa che è indispensabile per vivere bene con un'automobile elettrica. Con questo è tutto, salutiamo di nuovo la nostra i4 M50 che ha delle cose molto positive ed è una macchina sicuramente molto interessante, e diamo il benvenuto a questa classe A ibrida e salutiamo, e poi magari rivedremo in altri video. Ciao!